Buonasera, un cordiale bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori. Un nuovo appuntamento con il format La Storia Oltre la Storia, la nuova rubrica culturale edita da TV City, che vuole investigare, proporre e raccontare una storia suggestiva, in alcuni tratti anche parallela a quella che è la lettura storica tradizionale di fatti, avvenimenti e vicende che si sono sviluppate e che hanno caratterizzato le pagine più importanti della nostra storia classica e della storia antica, una storia che sia oltre quella che è la codificazione tradizionalistica e classicistica delle vicende e dei fatti realmente accaduti, ma anche una storia che è parallela e che viene raccontata dagli aneddoti, dalle curiosità e dalle investigazioni moderne, attraverso la tecnica e attraverso le ricostruzioni e le indagini di studiosi che ancora oggi lavorano su particolari e vicende che hanno caratterizzato pagine ancora oscure della trattazione classica. Questa sera raccontiamo il famoso mito di Atlantide e ne parliamo insieme ad Edoardo Orma, appassionato studioso della storia antica, e insieme a Marco Gotti, che è l'autore di un testo dal titolo Atlantide, il mistero svelato. Buonasera, Edoardo. Sì, grazie Salvatore. Buonasera a tutti gli spettatori di TV City. Buonasera Marco. Ciao Buonasera, Marco. buonasera a voi. Buonasera a voi. Raccontiamo questa sera un mito importante, che è il mito di Atlantide, e quando si parla di Atlantide, poi cedo subito a voi la parola, ci viene subito conseguenziale un altro grande autorevole nome, che è quello del filosofo Platone, oltretutto l'unico ad aver ufficialmente menzionato in due suoi dialoghi, che sono il Timeo ed il Crizia, la storia che a lui era giunta in via orale, codificandola quasi con una certa attendibilità e con un corredo di particolari alquanto precisi e dettagliati, di questo grande popolo, di questa grande nazione marinara, che si trovava proprio al di fuori delle colonne d'Ercole, l'attuale stretto di Gibilterra, e come dice lui stesso, signora incontrastata del Mediterraneo. Quanto c'è di vero in questo? Cominciamo con te, Edoardo. Introduciamo innanzitutto il testo di Marco, perché il mistero svelato. Sì, Marco, allora noi abbiamo qui il tuo libro, quindi Atlantide, mistero ritrovato. Io l'ho letto, devo dire la verità, è molto interessante perché è scritto in maniera molto leggibile e quindi, diciamo così, lo invito tutti alla lettura. Aggiungo alle parole di Salvatore che la storia oltre la storia servirà a raccontare quello che gli alternativi alla voce ufficiale vogliono esporre. E quindi raccontare una storia che permette di vedere a 360 gradi tutto quello che è il panorama antico. Marco, voglio farti subito una domanda sul tuo libro. Innanzitutto, in maniera molto sintetica, se ci puoi raccontare, soprattutto per gli spettatori che non conoscono bene, la civiltà perduta di Atlantide, cos'era Atlantide e tu come ti sei avvicinata alla ricerca di questa storia? Diciamo che tutti noi conosciamo il mito di Atlantide, è famosissimo. Per quanto riguarda il mio libro, ho iniziato a scriverlo quando mi sono imbattuto, ho letto il libro di Felice Vinci, Omero nel Baltico, dove lui sposta l'ambientazione del suo poema dal Mediterraneo al Mar Baltico per quanto riguarda l'Iliade e al Mar di Norvegia per quanto riguarda l'Odissea. E tra le altre cose, lui suggerisce dove le colonne d'Ercole debbano essere ricercate da qualche parte nell'Oceano Atlantico. A quel punto io, diciamo, mi ero già interessato ovviamente sul mito di Atlantide, ma c'era un particolare che non mi tornava, che erano appunto le colonne d'Ercole posizionate a Gibilterra. Nella realtà dei fatti, Platone, che le descrive, devo dire, in maniera geograficamente perfetta, corrispondono ad un altro luogo, ovvero alle isole britanniche. Ecco, proprio su questo era poi una domanda che ti avrei fatto successivamente perché ho preparato un video proprio sulle colonne d'Ercole dove voglio focalizzare nuovamente tutti i passaggi della tua ricerca perché nel tuo libro fai un'affermazione molto precisa.
dove vuoi rappresentare le colonne d'Ercole non sullo stretto di Gibilterra, ma bensì in Irlanda del Nord. Ce lo puoi spiegare mentre il video prosegue? Dunque, Platone è molto chiaro nel descrivere le colonne d'Ercole, ovvero lo stretto d'Ercole, che separano il vero mare, cioè l'Oceano Atlantico, da un mare grande come un porto. Se si va a vedere le isole britanniche, quindi la Gran Bretagna e l'Irlanda, si può notare come il canale del nord corrisponde allo stretto d'Ercole, che separa appunto l'Oceano Atlantico dal mare d'Irlanda, che si può dire grande come un porto. Inoltre, proprio a riprova di quanto appena affermato, esattamente in Irlanda e anche in Scozia, nel canale del nord, appunto, si trova una famosissima, delle famose, rocce di origine vulcanica, chiamato Selciato del Gigante, che corrispondono praticamente a quanto affermato da Platone nel Timeo e Crizia, ovvero le colonne d'Ercole. Ok, quindi sei arrivata a questa conclusione rileggendo un po' il tema di Platone, proprio collocandolo su questa parte un po' più a nord dell'Irlanda, se ho capito bene, giusto? Sì, esattamente. Ecco, allora perché in passato si è cercato di identificarle? Magari, per esempio, tanti studiosi cercano di collocarlo nel Mediterraneo, quindi tra la Libia e la Sicilia. Quindi qual è la verità tra le due? Beh, dunque, perché sostanzialmente ci sono due modi per tentare di cercare l'isola Atlantide. Il primo, magari, considerare la sua storia come in cui lui si è ispirato forse ad un fatto realmente accaduto, dopodiché ha costruito una storia magari completamente inventata. Oppure tutte le sue descrizioni, specialmente geografiche, sono vere dall'inizio alla fine, dalla prima all'ultima parola. Io ho preferito fare così, cioè ho avuto fiducia nelle sue parole. E tornando alla tua domanda, Platone scrive che l'isola Atlantide si trova nell'Oceano Atlantico. Perciò, insomma, è inutile andarla a cercare nel Mediterraneo o in qualunque altro mare o oceano del mondo. Marco, io accetto, Edoardo, mi introduco un momento, io accetto la versione e l'indagine metodologica che tu hai seguito, cioè hai voluto dare credito a quella che è la versione, a quelle che sono state le parole di Platone, anche perché Platone davvero è millimetrico nei suoi passaggi, quindi sembra che davvero vedesse con gli occhi ciò che poi ha portato per iscritto. E allora mi piace un momento soffermarmi per introdurti la domanda, che poi è una curiosità, su quello che scrive Platone stesso, quando dice: quest'isola, riferendosi ad Atlantide, era più grande della Libia e dell'Asia insieme, e da essa si poteva passare ad altre isole e da queste alla terraferma di fronte. Poi dice: tutto in massa sprofondò sottoterra e dopo succedutisi terremoti e cataclismi straordinari nel volgere di un giorno e di una brutta notte. Come può una dimensione terrestre così grande, come può un luogo geografico così immenso sprofondare allora nel volgere di un giorno e di una brutta notte? Se vogliamo sempre dare credito all'attendibilità verbale delle parole di Platone. Qui dobbiamo dire che quando Platone dice che l'isola Atlantide era grande quanto la Libia e l'Asia, nella realtà dei fatti a quei tempi ci si riferiva non alla superficie, che non era ovviamente calcolabile perché non avevano gli strumenti che noi disponiamo oggi, ma bensì si riferiva al profilo costiero, che è abbondantemente misurabile con strumenti che potevano avere già a quei tempi. Perciò quando lui dice che l'isola Atlantide era grande quanto la Libia e l'Asia, è un profilo costiero. Difatti, se si va più o meno a misurare ciò che loro consideravano Libia, ovvero la costa dell'Africa medio orientale, più l'Asia, quindi partendo dalla Palestina fino al Bosforo, più o meno corrisponde al profilo costiero della Groenlandia, a grosso modo, diciamo. Inoltre,
Platone è stato molto preciso nelle sue descrizioni geografiche, e qui vorrei subito dire che si tratta di antiche rotte nautiche. Lui ci dice che l'isola Atlantide si trovava nell'Oceano Atlantico, di fronte alle colonne d'Ercole che si trovano nel canale del nord delle isole britanniche, e attraverso delle isole, come tu hai detto, si poteva accedere ad una terra che era un continente che circondava quel vero mare. Noi oggi sappiamo che quel continente esiste realmente. Infatti le Americhe circondano effettivamente l'Oceano Atlantico. Inoltre, Platone, citando le isole tra l'isola Atlantide e il continente americano, non fa altro che riferirsi all'arcipelago artico canadese delle Nunavut, che non sono una o 200, ma sono più di 30.000. Quindi erano delle informazioni nautiche essenziali se volevano, diciamo, arrivare a destinazione. Sì, infatti Marco, io proprio per dar maggior peso a ciò che stai dicendo, ho preso un po' alcune foto che si trovano sia sul tuo libro che anche in rete, e proprio della mappa più antica che esiste di Atlantide, e quella di Kircher del 1600, dove ho Sì. fatto un giochetto molto semplice. Siccome quella è ruotata di 180 Sì. gradi, allora, l'ho messa vicino a quella che oggi è la Groenlandia. Una sovrapposizione. Una sovrapposizione d'immagine. Ecco, il video che stiamo vedendo è più rappresentativo. Ed è proprio praticamente la stessa dimensione, proprio fisica. Cioè, proprio ha gli stessi Diciamo, contorni. Ecco, ha la stessa forma della Groenlandia, grosso modo, sì, corrisponde. questa che stiamo vedendo è proprio la stessa identica forma che corrisponde anche alle Esattamente. due isole che stanno lateralmente, poi inizia poi l'America, se vogliamo. Sì, Quindi esattamente. è proprio confermo quello che hai iniziato a studiare, che poi chiaramente, come anche scritto nel tuo libro, voler rappresentare a tutti i costi in un luogo geografico diverso, mi viene in mente a Creta, così come la Sardegna, con tutto il rispetto per l'archeologia storica della Sardegna, ma poco coincide con quelle che sono le descrizioni di Platone. Tu come, che ne pensi? Io ho già accennato prima, ripeto, io ho voluto seguire con fiducia le parole di Platone. Diciamo, l'isola Atlantide, trovandosi nell'Oceano Atlantico, non può essere localizzata nel Mar Mediterraneo. Questo ovviamente è la mia opinione, senza voler mancare di rispetto a nessuno. Certo. Edoardo, invece ho una domanda da fare a te, perché tu sei uno studioso della storia antica, quindi partendo anche dalla lettura poi del testo di Marco Goti, che ci offre una ricostruzione suggestiva, una trasposizione anche rispetto a quella che è la fisicità dei luoghi, rispetto a quella che poi la tradizione classica invece va a codificare e che vuole vedere Atlantide nel Mediterraneo come sovrana incontrastata del Mediterraneo. E mi premi di dire che l'ho detto in apertura, cioè Platone parla di questa isola, dell'isola di Atlantide, in due suoi dialoghi che sono il Timeo ed il Crizia. In modo particolare nel Crizia, Platone affronta un argomento ben specifico, che è quello di come dovrebbe essere la città ideale. E allora a un certo punto lo stesso Crizia, protagonista di questo dialogo, per dare supporto alle sue tesi, riferisce ciò che aveva appreso da un personaggio autorevole che era addirittura Assolutamente. il nonno. Ma il nonno non era un personaggio ignoto, era anzi un personaggio della vita pubblica Certo. ateniese, ovvero un certo Solone, Solone. E Solone, sì. Solone sappiamo tutti dalla tradizione greca che configurazione di personaggio, che caratura e che carisma avesse. Lo stesso Solone, riportato per le parole di Crizia, racconta al nipotino che, avendo affrontato un viaggio ed essendosi trovato in Egitto, aveva appreso da un sacerdote egiziano che 9.000 anni prima di quel viaggio, circa 9.000 anni, e non si comprende già qui se la cifra è un errore di traslitterazione della tradizione manoscritta, ovvero 9.000 è soltanto un numero per indicare un'esagerazione. Comunque 9.000 anni prima gli antenati di Solone, quindi gli ateniesi, si erano scontrati con un grande popolo, una grande forza marinara, Navale. marittima, che erano gli Atlantidi e quindi Atlanti. Esattamente. Poi è stata, diciamo così, distrutta, ma questo ce lo può raccontare meglio Marco, Io la però domanda che ti volevo l'effetto. fare, Sì. e ti cedo subito la parola, cioè, siccome nel Crizia si parla della città ideale, Sì.
Come si fa poi ponte con il mito di Atlantide, con la storia di Atlantide? Non può essere, come alcuni studiosi hanno voluto leggere, un'allegoria della storia di Atlantide, vista come la distruzione di un'era dovuta alla corruzione dei costumi, alla degenerazione di una morale, che è una prassi comunque abituale rispetto alle narrazioni della storia antica. La stessa Roma, ad un certo punto gli storiografi romani si fermeranno nella narrazione storica su certo la focalizzazione di momenti e di personaggi per raccontare a cosa porta la degenerazione o la corruzione dei costumi. Come la vedi? Sì, no, allora diciamo che effettivamente si può leggere l'Atlantide anche in chiave allegorica, come dicevi tu. Io penso invece che sia realmente esistita e che probabilmente Platone volesse indicarla proprio nel 9000 avanti Cristo, perché effettivamente aveva ragione in tutto. Un po' anche da un punto di vista, diciamo così, storico, la Groenlandia in quel periodo, e ce lo può confermare anche Marco, era sicuramente un luogo molto più vivibile rispetto a quello di oggi, vero Marco? Allora, sì, ecco Marco, diciamo com'era la geografia, la natura, usi e costumi e società? Diciamo che quando Platone parla di città ideale non si riferisce ad Atlantide, ma ad Atene, lui era ateniese. E qui vorrei anche aggiungere che l'Atene descritta da Platone non corrisponde affatto al territorio dell'Atene mediterranea, ma bisogna ricollegarsi a quanto detto io prima con il libro di Felice Vincio, Mero nel Baltico, dove lui identifica l'Atene primordiale in un luogo, in una costa, lungo la costa della Svezia. E questo è il però questo punto. È un azzardo, sarebbe eccessivamente, cioè, è la storia oltre la storia. È la storia oltre la storia, cioè veramente andiamo in una dimensione oltre, ulteriore. Infatti Felice Vinci sarà qui con noi e parlerà del suo libro Omero nel Baltico, dove lui, che ha fatto la prefazione tra l'altro anche il libro di Marco, racconterà di come nel lontano passato quella zona geografica del Balto era praticamente piena di popolazioni antiche, probabilmente anche i progenitori della cultura greca sono nati in quei posti. E allora Edoardo, secondo te qual è il ruolo, la centralità della Grecia? A questo punto verrebbe snaturata? No, diciamo così, la Grecia antichissima si è sviluppata, secondo quello che ci viene riportato, ecco, da questo studioso, dal professor Vinci, in un periodo storico molto lontano. Successivamente ci sarà stato qualche catastrofe climatica o qualche episodio che ha fatto trasportare tutta la popolazione, diciamo così, in altre parti del mondo. Avremo con noi anche la signora Cinzia Mele, che racconterà le stesse cose, cioè che nel mondo baltico, nella storia antica, c'era probabilmente una vita che ancora dobbiamo scoprire. E Marco in questo ci dà luce soprattutto sul mondo di Atlantide, che è uno dei pezzi di questo puzzle, giusto Marco? Sì, diciamo che la mia introduzione dell'Atene Baltica era un modo per arrivare a forse il mito più controverso di Atlantide, ovvero la sua scomparsa. La Groenlandia, come si può vedere, non è scomparsa, non è sprofondata. Ma anche qui Platone è molto chiaro nel dire che l'interno dell'isola, che aveva permesso lo sviluppo di questa civiltà grazie alla bonifica di una pianura attraverso la realizzazione di quattro canali, che appunto aveva permesso l'inizio di questa civiltà, è poi sprofondata nell'oceano a seguito di una serie di cataclismi. E lui è molto chiaro nel dire che è sprofondata la terra grassa e morbida e fertile che ha permesso lo sviluppo di questa civiltà, lasciando dell'isola Atlantide, diciamo, come le ossa di un corpo infermo. Questo lui dice. Non sta dicendo che tutta l'isola è sprofondata. Ecco Marco, io ho preparato un video dove, soprattutto perché sono punti che tratti nel tuo libro, dove fai vedere una mappa antica della Groenlandia
e dove c'era questo canale che congiungeva da una parte e dall'altro proprio tutta la Groenlandia, si tratta della mappa di Bowen, credo sia stata realizzata a metà del 1700 su resoconti di esplorazioni effettuate qualche secolo prima, quando la Groenlandia, a quel tempo, grazie probabilmente al periodo caldo medievale, era sgombra già dai ghiacci. E in questa mappa, nella mappa di Bowen, lui disegna, eccola lì, lui disegna un canale chiamato Lullongrifjord, o Lullongrifjord, cioè il canale più lungo di tutti, che collegava, dove io ipotizzo si trovasse l'antica città capitale di Atlantide, alla costa occidentale verso l'Islanda. E ecco, quella dovrebbe punto corrispondere... È il punto dove inizia, giusto, quello che abbiamo fatto vedere? Sì, certo. Proprio dalla Baia di Disco, mentre di qua la faccenda è un po' più complicata. Comunque diciamo che quel canale che lui disegna, la mappa di Bowen, dove lui è molto chiaro nello scrivere che questi stretti, questi canali, ora sono coperti dal ghiaccio, ma un tempo erano navigabili, corrisponde, a parer mio ovviamente, a una delle fosse scavate dagli Atlanti dentro la Groenlandia, che ricordo Platone la descrive in maniera minuziosa, ovvero una pianura circondata da catene montuose di una bellezza e di una grandezza mai viste prima. Se si va a vedere delle immagini riprese, ricostruite della Groenlandia tramite sorvoli radar e satelliti radar, si può vedere che corrisponde perfettamente alla descrizione di Platone, ovvero una grande isola. Abbiamo proprio delle fotografie che poi sono tratte dal tuo libro, della Groenlandia vista, diciamo così, grazie ai sorvoli radar. Sì, grazie ai sorvoli radar. Adesso vediamo di proiettarla, perché fai vedere anche, siccome tu sei molto preciso nel dettagliare la grandezza della pianura centrale, no, di Atlantide, l'hai anche collocata, ecco, esattamente, riesci anche a descrivere un po' tutto il territorio circostante. Esattamente, Platone descrive l'isola Atlantide come una pianura circondata da catene montuose. Se si va a vedere anche in questa immagine la pianura che io ricostruisco, in scala ovviamente, più o meno come si può vedere dall'immagine, più o meno ritorna quasi perfettamente. Quello che è stato raccontato da Platone, certo. Esattamente. Questa è un po' una ricostruzione in 3D del, diciamo così, dell'Atlantide ideale, no? I cinque anelli concentrici alternati ad acqua. E Marco, nel suo libro, ha riportato tramite il CAD, tramite il software di computer grafica, proprio le dimensioni esatte del, diciamo così, dell'Atlantide, giusto? Si può ricostruire, perché si può benissimo convertirlo. Che diciamo sono prima mare, poi diciamo così territorio popolato e così via, questi tre anelli, dove al centro poi c'erano i templi. Sì, allora Platone descrive non la città, ma comunque la collina spezzata da Posidone in forma di anelli di mare e di terra. E questa collina spezzata corrisponde ad un fenomeno astronomico naturale, ovvero è un antico impatto meteoritico che colpì il suolo della Groenlandia milioni di anni fa, e sul quale questi primi abitanti hanno costruito la loro città capitale. Se si va a vedere ancora oggi dei vecchi crateri da impatto, come quello che state facendo vedere voi adesso, corrisponde alle descrizioni di Platone. Quindi non è una città ideale, ci tengo a precisare, non è un'invenzione di Platone, sono fenomeni astronomici realmente, realmente avvenuti. Certo. Senti Marco, poi diciamo così, la letteratura, i film cercano sempre di far diventare Atlantide quella che magari non è, e quindi civiltà extraterrestri che sono venuti in contatto con gli Atlantidi,
o comunque carri volanti che sfrecciavano in quei territori. Tu come la vedi su questo? Ovviamente riconducendoci, scusami Eduardo, ci riconduciamo anche al discorso dell'antico Egitto, laddove ancora oggi non si riesce a comprendere la natura se umana o paraumana, quindi extraumana, rispetto alla costituzione, alla costruzione delle piramidi. Ogni tanto riecheggia, ritorna sì, questo perché, mito degli alieni. Sai, quando si inizia a guardare un po' in rete, Atlantide spesso viene rappresentato con delle piramidi, diciamo così, come se fossero loro i costruttori di questa, gli ideatori, questa forma, gli inventori. E quindi, ecco qui, nasce proprio l'idea che probabilmente siano loro i progenitori di questa forma di costruzione architettonica. Tu come la vedi, Marco? Io non voglio rovinare i sogni di nessuno, ma Sfatiamo i miti. Strutture... Quindi era una città normale, no, le strutture... Sì, era una strutture, città normale al suo tempo, insomma. Le strutture realizzate dagli Atlanti, tra cui ad esempio i quattro canali che sono serviti per bonificare la pianura, che ricordo sono lunghi in totale più di quasi 1800 chilometri, oppure anche il Tempio di Posidone costruito al centro della città, a parer mio ovviamente sono perfettamente in linea con le possibilità. Come? Era in argento e oro. Sì. Argento e oro. Erano rivestiti con argento, oro, ricalco, rame, ma c'erano anche pietre da costruzione bianche, rosse, nere, che tra l'altro queste si formano proprio grazie a degli impatti meteoritici. Comunque dicevo, le opere realizzate dagli Atlanti e descritte da Platone, a parer mio ovviamente, sono perfettamente fattibili dall'essere umano. Tra l'altro, se si va anche a vedere anche antiche costruzioni realizzate dall'uomo, come la Grande Muraglia cinese, come avete detto voi, le piramidi egiziane, le piramidi del Mesoamerica, e si fanno, semplice, anche prima dell'invenzione del cavallo a vapore, si fanno, se si devono fare, certo, si fa. C'è sempre la teoria degli alternativi che vogliono a tutti i costi trovare negli antichi astronauti un punto di incontro nella nostra storia. Abbiamo esigenza di una storia aliena, paraumana. Esattamente. Legittima, assolutamente, non voglio. Contatto che probabilmente c'è stato, ma lo vedremo poi in seguito, con i nostri popoli più antichi, diciamo così, che hanno poi nel tempo fatto perdere la memoria di generazione in generazione. Io ho una domanda ancora per Marco. Marco, voglio farti una domanda soggettiva, personale. Cioè, qual è la tua interpretazione rispetto al silenzio della storia e rispetto al silenzio delle fonti post-platoniche sul mito e sulla fondatezza della realtà di Atlantide? Considerato che lo stesso Aristotele era diretto nel rapporto con Platone, l'allievo di Platone, lo stesso Aristotele ebbe a dire che l'uomo che l'ha sognata l'ha anche distrutta, quasi a voler dire è stato un miraggio, è stata un'idea di Platone, ma tutto sommato Atlantide non è mai esistita. Perché il silenzio della storia e che cos'è Atlantide secondo te? Dunque, c'è l'ultimo problema da affrontare, ovvero l'età storica di quest'isola. Platone è chiaro nel dire che l'isola Atlantide è sprofondata, è stata distrutta 9.000 anni dal tempo di Solone. Quindi si parla di circa 12.000 anni fa, 11.000-12.000 anni fa. Se si va a vedere le ultime scoperte scientifiche, si può notare come proprio in quel periodo è successo un evento catastrofico mondiale chiamato impatto cosmico del Dryas recente, cioè una caduta di meteoriti che ha interrotto il riscaldamento del pianeta Terra che fino a, se non sbaglio, 18-20 mila anni fa era glaciale, aveva un clima glaciale specialmente nel suo emisfero boreale. E questa fase di riscaldamento fu interrotta da questa serie di meteoriti caduti che difatti corrispondono alla descrizione di Platone di questo evento catastrofico che ha distrutto Atlantide, distrutto la Groenlandia, ricoprendola di ghiaccio. È durato più di 1.000 anni questo raffreddamento, il Dryas recente.
Poi successivamente le temperature hanno cominciato a riscaldarsi, ma mai come era successo prima. Difatti la Groenlandia ancora oggi è ricoperta di ghiaccio, ma è l'unica porzione dell'emisfero boreale. Abbiamo un video della Groenlandia che diciamo così fa vedere un po' com'è oggi la geografia moderna, quindi fatta di ghiacci, chiaramente di grandi canali innevati. Sì, certamente. E chiaramente non ha nulla a che fare con la Greenland, che era, diciamo così, la denominazione proprio della Groenlandia. Okay. Quindi Groenlandia, Greenland, terra verde, ma oggi è completamente ghiacciata, come si può vedere. Senti Marco, no, volevo un altro, diciamo così, voglio ritornare sul discorso di prima, quando ho accennato alla questione che il Baltico in un lontano passato era proprio un crocevia di popolazioni e di gente che forse probabilmente aveva anche una tecnologia, non come quella moderna chiaramente, però una tecnologia che poi nei secoli successivi, nei millenni successivi, pian piano è andata a scomparire. E quindi volevo citare proprio il libro di Cinzia Mele e Mario Biglina, Gli dei baltici della Bibbia, il libro di Felice Vinci con Omero nel Baltico, il libro di Susie Bledi, Il meteorite iperboleo, e poi abbiamo il tuo. Quindi sembrerebbe proprio che nel periodo che va intorno al 10.000 avanti Cristo, se vogliamo, quel territorio era particolarmente vivo, caldo di popolazioni che probabilmente poi, finito l'optimum climatico, sono andati nelle altre parti del mondo. Sì. Qualcuno li vuole come i successori della famiglia Maya, qualcuno li vuole come gli egiziani, qualcuno li vuole anche nell'antica India, perché no? È come se fosse una parte del mondo che poi ha colonizzato l'intero pianeta. Tu come la vedi? Sì. Beh, potrei ricollegarmi alla teoria proprio di Felice Vinci, dove lui ipotizza che a seguito del tracollo dell'optimum climatico post-glaciale, queste popolazioni sono migrate più a sud, perché il clima era diventato polare. E quindi ce li siamo ritrovati nel bacino nel Mediterraneo, nel Mesoamerica, in India, in Giappone probabilmente. Quindi un passaggio di testimone alla società mesopotamica. Come? Non ho capito. Un passaggio di testimone, cioè un trasferimento dalle zone settentrionali, quindi alla nuova culla della civiltà, come è stata identificata la civiltà mesopotamica. Esattamente, poi tra l'altro ci sono delle storici e poeti greci antichi che ne parlano, si chiamano iperborei, la cosiddetta civiltà iperborea, ne parla Esiodo, se non sbaglio, sì, Plinio II, anche altri. Perché nel tuo libro c'è un capitolo intero su questo. Sì, certo. Cioè, ci sono dei riferimenti importanti. Marco, una domanda un po' bizzarra. A me piace molto navigare in rete, ascoltare le conferenze un po' degli studiosi. Le curiosità. Sì, diciamo quelli che raccontano una storia oltre la storia. E mi è cascato l'orecchio su una conferenza dove si parlava che gli Atlantidi avessero il cranio allungato, così come era la tradizione che vogliamo, diciamo, ritrovare un po' in tutto nel mondo antico, che era quello di fasciare i crani per essere sempre più simili a quelle che sono le divinità. E quindi, diciamo così, gli Atlantidi, o comunque una progenie, una parte, diciamo così, originale nel mondo antichissimo, abbia poi, diciamo così, portato questa a scomparire caratteristica, per esempio mi viene in mente nell'antico Egitto, dove i primissimi egiziani erano con il cranio allungato, ma anche nei Maya, ma anche in tutto il Centro America, un po' dappertutto se vogliamo. Non è che gli Atlantidi, faccio la domanda Marco, avessero questo, o comunque in quella zona del mondo ci fosse una particolare razza umana che avesse questa forma cranica particolarmente allungata? Platone non lo scrive,
non ne fa mai menzione, quindi certo, io sì, assolutamente, certo, no, sì, assolutamente, quello io ho solo sì. letto Timeo e Crizia, le sue indicazioni geografiche, e sono giunto alla conclusione che appunto quando parlava dell'Atlantide parlava della Groenlandia. Il resto okay. Non lo so. Quindi, allora faccio una domanda, esatto, scusami, sempre su questo fattore di costume e società. Ritornando a quella frase di Aristotele, l'uomo che l'ha sognata l'ha anche distrutto. Il silenzio della storia e della produzione post-platonica sul mito di Atlantide può essere anche l'implicito rifiuto di qualcosa che non era greco, di qualcosa che non era legato all'epos e al mondo greco, proprio perché si parla di una potenza, comunque si parla di una potenza marinara, si parla di una civiltà ad alto grado di sviluppo e di perfezionamento, si parla di una fortezza militare e si parla comunque di una civiltà che aveva nella sua distruzione, aveva inficiato anche parte del mondo ateniese, quindi si parla comunque di una potenza. Può essere il rifiuto di qualcosa che non è di matrice ellenica. Per sì. Questo il silenzio. Perché tutti tacciono? Su un fatto o su una realtà che poi è da vera? Perché Platone la descrive con dovizia di dettagli. Perché lui sì e gli altri no? È una domanda soggettiva, non c'è pretesa di Sì, autenticità. questo io non lo so di preciso, però c'è il problema, come hai detto te, dello spostamento di queste storie, non solo di quella di Platone, dell'Atlantide, ma anche di altre storie, come ho detto, come ho accennato prima, degli Iperborei, spostarli dal Mediterraneo e trasporli a nord dell'Europa del mondo. È un problema, capisco che è un problema per tanti. Significa spostare completamente il baricentro dell'attenzione. Ma il baricentro della nascita della civiltà, probabilmente. Che rimetterebbe in discussione tutta una lettura e una scrittura storica. Esatto, come la sì. Vedi, Edoardo? Sì, ecco, proprio la storia oltre la storia, perché l'idea era proprio quella, far parlare voi che siete, diciamo così, un tecnici. po' più studiosi e tecnici di questa materia, che siete un po' alternativi a quella che è la fonte ufficiale. E quindi volevamo dare proprio a voi, ricercatori, studiosi, che avete scritto questi libri alternativi, che attraverso le vostre ricerche siete riusciti a dimostrare in qualche modo che probabilmente una parte della storia, o comunque un pezzetto della storia, potrebbe essere riscritta attraverso le vostre ricerche. E anzi, diventa ancora più suggestione, cioè una suggestione maggiore, diventa ancora più accattivante l'idea nel momento in cui ci sono dei raffronti e ci sono anche delle dimostrazioni in concreto, come può essere la rilettura dell'Iliade e dell'Odissea, come può essere la rilocalizzazione del mito di Atlantide, perché supportati, suffragati da testimonianze, da elementi geografici che sono attendibili. Quindi una storia che diventa ancora più accattivante e per questo intrigante. Senti Marco, tu stai studiando, ricercando, facendo approfondimenti sempre su Atlantide. Quali sono i tuoi progetti per il prossimo futuro? Diciamo che sì, spero nel prossimo futuro, che non sia troppo lontano. C'è un'altra, Magari proseguo. Su un'altra, non ci puoi dare nessuna anticipazione, voglio dire. Diciamo che proseguo la mia teoria dalla più logica delle conclusioni, ovvero dalla Groenlandia Atlantide, E non ci puoi dare un'isola. nessuna Preferirei di no, anticipazione. No, va almeno bene, fin quando. ci vedremo sicuramente all'uscita del tuo prossimo libro da questo punto Volentieri. di vista. Senti, niente, Io diciamo così. ringrazio, ci abbiamo alla Sì, ci conclusione. abbiamo la Congediamo Marco, ti ringrazio, Marco Goti, autore del testo Atlantide, mistero svelato, l'isola di Platone, e lo facciamo anche vedere, Edoardo. Grazie di essere stato nostro ospite, di essere intervenuto in questa intrigante conversazione. Ciao Marco. Ciao Marco, Grazie a voi. grazie. Grazie. Sì, allora resta ancora in linea perché ci abbiamo ormai alla conclusione. Io ringrazio anche Edoardo Orma per averci sottoposto e per averci dato l'opportunità di affrontare questo tema.
tema, questo argomento particolarmente suggestivo, particolarmente accattivante, sì, nell'immaginario, infatti, collettivo, soprattutto anche dei giovani, perché fiumi, sì, e fiumi di inchiostro sono stati dedicati al mito di Atlantide. Grazie per questo appuntamento che avremo modo di ritrovare insieme a te con altre nuove tematiche e con altri nuovi aneddoti della storia. Un ringraziamento a Ciro Gaglione dalla regia, un ringraziamento a tutti i nostri amici telespettatori per essere stati in linea con noi. Ricordo l'indirizzo di redazione, redazione@tvt.it, per ogni dubbio, per ogni argomento, per ogni domanda che volesse essere posta all'attenzione dei nostri ospiti. Ricordiamo anche la prima puntata con l'ingegnere Flavio Russo, quindi sulle diverse tematiche di questo nuovo format culturale che è la storia oltre la storia. Grazie a te, Edoardo. Grazie, Salvatore. A ritrovarci presto. Un saluto a tutti i nostri telespettatori e buon proseguo di serata. Restate con TV City da Salvatore Perini ed Edoardo Orma.